Andrea, ascolta, qua è arrivato un pacco molto interessante di una scarpa. Non farti distrarre da altre scarpe perché comunque oggi è fondamentale. Questa scarpa ti cambierà la vita. Aspetta, se è d'oro, sì, che così la vendiamo. Ma questo, secondo me questa scarpa non bisogna venderla, bisogna usarla in gara, fare delle cose, degli allenamenti intensi, divertirsi. Aia, attenzione, forse ho capito che scarpa è, ma ho capito anche quando la potrei usare, forse, sai? Beh, io te la presto, anche se in realtà ho preso il tuo numero, quindi giusto per saperlo, ho preso il tuo numero, io te la tiro, Aspetta, così come vuoi. no, tirala a due mani, per favore. Già lo dico, 11 giugno corriamo. Com'è che ti ho messo l'ora, praticamente l'ora prima di me, poi corro io, giusto? Così? Corretto, corretto. Dai, bella. 11 giugno Saronno, corriamo l'ora in pista. Se venite a fare tifo avete una birra offerta e da me, perché Max mi sa che non beve, e poi non vi potete perdere il primo giro di Max, che di solito è sempre a 3 3 al km, chilometro, forse il più forte, 2,50. con io che gli urlo di andare più piano. Va bene, vai, sei pronto? Via. Non c'è scritto niente. C'è scritto, però non. Ah, vabbè, questo è facile. Questo è facile, vai. No. Innanzitutto è col carbonio o senza carbonio? Ah, boh, che ne so, sicuramente col cartone qua così. Messo sugli occhiali. Mi stanno arrivando quelli nuovi. Quelli nuovi arriveranno, non ho avuto tempo perché sono stato via, Andrea. Porca Eva, ho visto la scatola che è rossa, però potrebbe essere tutto quello che La scatola rossa suona bene, eh? È un marchio che ci piace tanto. è. Sono le Nike Silver, le Ma Air Max 97. secondo te quanto pesa? Porca, aspetta che c'è dentro qualcosa di caro. A parte che sembrano fatti in pelle. No, guarda, non sono leggerissime. 250, 200, dai, 200, 200 diciamo, no, dai, 200 grammi. Sento una bella suola. C'hanno il carbonio, oppure ho perso tutta la forza io. Il carbonio sicuramente, ma che drop è secondo te? Allora, detta così, no, beh, mi sembra abbastanza impossibile, però credo di aver capito che scarpa era. Più che altro l'aspettavamo, mi hai dato una mezza roba a te, quindi la scarpa col carbonio di Altra a questo punto, e quindi drop zero. Non l'avrei mai indovinata, la sto tocchicciando un attimino, sento come si dice, l'avampiede bello largo, per di più anche il battistrada non è quello che siamo abituati a sentire, sento come se ci fossero dei mini chiodini, quindi non l'avrei mai indovinata. Allora, fai così, apri gli occhi, guarda un secondo, adesso qua sono le campane, tra 2 secondi ripartiamo. Sto guardando, i mini chiodini me li sono inventati. Tiramene una comunque. Stavo già aprendo per metterla. Praticamente il colore di lancio, anche la scarpa da trailer era così. Ma Andrea, la puoi usare domani ai campionati italiani? A vedere no, però sai che cosa che ti dico? Che non l'hanno messa ancora sicuramente nella lista di World Athletic. Era vuoto. E quindi immagino che se la dovessi usare gli dico, oh, ma guarda che non c'è, però me lo richiedate domani, ahimè. Ahimè, perché mi aspetta un altro 10.000 poi a Londra. Quando è che vai a Londra? Ok, 14 maggio gareggio. io vado a Dubai, comunque. A gareggiare? No, a A lavorare. lavorare. Io invece prendo le ferie per andare giù a Londra. Secondo te, Andrea, stesso numero o mezzo numero in più o in meno? E sai che l'altra volta avevi preso le altre del mezzo numero in più, poi alla fine erano giuste, cioè abbondanti, quindi che rispecchiavano. Allora. No, allora ti direi stesso numero, sinceramente. L'ho messo adesso al piede. Allora, direi stesso numero perché più o meno sono quasi in punta, però essendo largo l'avampiede, risulta comunque cioè, precisa, giusta. Sì, forse avrei preso stesso numero. Stesso numero? Sì, guarda, tengo. Tanto così, 1 cm circa in avampiede, quindi direi perfetto. Allora Andrea, facciamo una cosa, 2 minuti di pausa, un po' di brainstorming, un coffee e poi dopo ti faccio 3 domande e tu mi dirai, chiaramente domani devi gareggiare e forse anch'io devo gareggiare, mi dirai cosa ne pensi di questa scarpa. Guarda, il caffè è meglio che non lo beva perché sono al ventesimo, poi divento più nervoso di quello che sono di solito. Va bene, dai, ci vediamo tra 5 minuti. Vado.
Allora Andrea, hai fatto qualche scattino in giardino, mi chiedevo tre cose, confermi allora che sia davvero lo stesso numero e soprattutto la vedi abbastanza spaziosa nell'avampiede come la tradizione altra? Allora, sicuramente è spazioso in avampiede, però mi sono reso conto di avere il piede sinistro un attimino più lungo, quel mezzo calletto, non so che diavolo sia. E il secondo e terzo dito che ormai è diventato più lungo di tutto il resto. Sì, io prenderei il stesso numero anche perché comunque conta che quando le allacci e le stringi bene il collo del piede rimane praticamente bloccato, quindi non continui a toccare davanti. Poi ti ripeto, c'è comunque un centimetro e 7 mm con il piede sinistro davanti di spazio, quindi va bene. No, invece mi chiedevo anche cosa ne pensi della conchiglia, che è comunque molto morbida e come l'hai vista? Conchiglia è molto morbida, però se vedi, al contrario di altre scarpe che è proprio fatta in solo in tessuto, questa ritorna su un attimino ed è un materiale diverso proprio zona qua del tallone. La parte nera sembra quasi pelle, finta pelle, che lo rende comunque un attimino più strutturato, diciamo. E poi vabbè, c'è il solito cuscinettino per coccolare di più il tenere d'Achille. E invece la cosa fondamentale chiaramente è legata all'intersuola. Stiamo parlando di un Ego Pro. Abbiamo discusso, non ci abbiamo corso velocemente perché siamo qua in giardino, se questa intersuola è più morbida o più reattiva o entrambe le cose. Guarda, sto continuando a guardare la scarpa perché mi piacciono tanti colori. Stavo guardando la soletta perché le fanno sempre traforate, credo per dargli ancora un pochino più di ammortizzazione. E l'intersuola è strana perché al tatto è dura. Dura di brutto, ho detto una legnata. Invece dopo messa al piede risultava molto morbida. Di primo acchito mi ricordava tanto, vabbè, io tanto lo posso dire se te che per legge non lo puoi dire, mi ricordava tanto la Rocket X o in generale comunque la Carbon X. Dopo che l'ho messa al piede è più una Carbon X come comodità, diciamo, morbidezza barra durezza. Non è molle molle, non è dura dura dura. Invece a livello di battistrada è un po' strano, nel senso che comunque la gomma è presente sia nell'avampiede sia nel tallone in maniera copiosa. Come l'hai vista? E chiaramente non c'hai corso nei cambi di direzione, ma cosa ne pensi? La gomma in effetti è strana perché è durissima, e sembra quasi plastica. Credo che sull'asfalto faccia un'ottima presa e sia molto precisa, anche perché conta che poi questo avampiede così spazioso ti fa scaricare bene la potenza. Sono curioso di sapere se in questo caso, comunque con una schiuma che all'esterno risulta un pochino più dura, questo battistrada così duro, secondo me gli regalano un 50-100 km di bonus in più rispetto alle altre. Invece ti chiedo, è drop zero, però la piastra in fibra di carbonio è curva, a chi pensi che possa essere adatta questa scarpa? Domanda molto difficile. Guarda, a vederla così mi sembra una scarpa comunque per atleti secondo me anche un pochino più pesantini, quindi sui 70 kg la potrebbero usare, ma anche atleti leggeri. Sto pensando al mio nuovo compagno di squadra, l'Alberto Della Pasqua, lui va tanto di altra e gli mancava la scarpa da gara, secondo me con questa qua si trova da Dio. Gente che comunque vuole correre di avampiede, gente che scarica tanto di avampiede, anche per atleti un pochino più lenti e più pesanti, ma su gare con tipo 5-10 km secondo me sono molto divertenti da usare. Vabbè, le proveremo in gara nei prossimi giorni, anche perché prima non si può, secondo me, dal punto di vista intellettuale, dire se ci puoi correre più velocemente o meno velocemente. A livello intuitivo però la metteresti nella top 10 delle scarpe con fibra di carbonio del 2022, classifica che non abbiamo ancora fatto. Quante ne abbiamo testate col carbonio nel 2022? Andrea, hai visto che un'azienda tedesca ha riproposto nel 2022 la scarpa del 2021 in una gara e comunque quindi vuol dire che pensano di essere ancora al top. Non l'abbiamo ancora provata, è un unboxing. Comunque la premierei già solo per l'idea di aver fatto una scarpa drop zero che comunque non c'era sul mercato per le gare, quindi sicuramente per quello
La premio e ti dico, secondo me, a vederla così ti direi una scarpa per quelle gare estive dove devi andare per divertirti, per spingere forte. Per me è una scarpa divertente da utilizzare questa qua, lo sarà durante le gare. Va bene, la proveremo nei prossimi giorni. Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Alla prossima, ciao a tutti.